Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscolo e Vita. Nel video di oggi, un video un pochino diverso, sarà un full walkthrough del mio push workout di forza. Se vi piace questo video e volete che lo faccio anche per i miei altri allenamenti, mi raccomando, lasciateci un bel like e sarò sicuro di farlo anche per gli altri allenamenti. Detto questo, parto subito con un po' di stretching non statico, bensì stretching dinamico, un po' di riscaldamento, e lo faccio per iniziare ad aumentare la temperatura corporea. Lo faccio perché in questo modo è come voi potete evitare gli infortuni. Quindi sempre fate 5 minuti in cui fate un pochino di stretching dinamico e aumentate la temperatura corporea. Qua mi vedete fare un attimino una posizione per strecciare il trapezio, perché è uno dei miei punti che fanno sempre più male quando entro in palestra, e quindi sono sicuro di fare un pochino di stretching per il trapezio. Partiamo subito col primo movimento. Questo è il movimento di preattivazione, lo faccio quando voglio essere più riscaldato e mandare più sangue nel target muscle che verrà colpito col primo movimento composto della giornata. Faccio 3 serie, queste sono serie leggere, sono solamente per far andare un pochino di sangue nel muscolo. Ora vi faccio vedere, questa è la forma incorretta, non devi stare in avanti, ma devi proprio mettere il petto in fuori, braccia stese quasi completamente, solamente un po' i gomiti piegati, ma questo è il movimento giusto e faccio 3 serie per riscaldarmi per bene. Passo poi alla prima serie importante del mio movimento composto di scelta, che è la panca piana. Vi ho appena fatto vedere come ho addotto le scapole. Praticamente porti il trapezio in su, indietro e poi in giù, e quello è il movimento corretto. E vuoi che le scapole siano fisse sulla panca, puoi portare il tuo sedere in dentro, come vedete in questo momento, per creare un leggero arco, l'impugnatura un pochino più larga delle spalle, ma vedete voi, ne dovete trovare una che fa bene per voi. E questo è il primo movimento pesante, 4-6 ripetizioni per stimolare al meglio sia la forza che poi in futuro, dato che progredisci, l'ipertrofia muscolare. Primo movimento, 4 serie, carichi pesanti. Passiamo poi al secondo movimento per il petto. Per quale motivo inizio col petto? Perché il petto è il mio punto debole, quindi voglio fare i primi 2 esercizi che vanno direttamente a aiutare il mio punto debole, il petto. Avendo scelto come movimento principale la panca piana, come secondo movimento facciamo la panca inclinata con i manubri. Questo permette di arrivare ad un ROM maggiore, quindi un range of motion maggiore rispetto al bilanciere, proprio perché puoi portare i manubri più in basso e oltre il petto, come vedete qua. Un consiglio: arrivate proprio fino in fondo e mantenete un secondo in basso il movimento, perché questo elimina tutto il momentum, elimina il rimbalzo e farà sì che sono i vostri pettorali a lavorare. Con l'impugnatura dovete vedere se preferite un'impugnatura più aperta o un'impugnatura più neutra, e facciamo dalle 6 alle 8 ripetizioni con un carico medio pesante. Quindi non sono 4-6 ripetizioni come primo movimento, perché abbiamo già stancato il nostro sistema centrale nervoso, bensì 6-8 ripetizioni. Prossimo movimento, passo alle spalle. Ovviamente se le spalle sono il vostro punto debole potete farlo come primo movimento, ma per me, che voglio focalizzarmi principalmente sul petto, le spalle vengono dopo e quindi lo faccio come terzo vero movimento. In questo caso avrei scelto un overhead press con il bilanciere da in piedi, però purtroppo in questa giornata qui era preso e quindi ho dovuto rimediare e ho fatto questa machine. Ovviamente vi consiglio, in ordine principale di importanza, vi consiglio di fare quell'overhead press col bilanciere. Se non c'è, fate seated shoulder dumbbell press, e proprio come ultima cosa dovete scegliere la macchina. Purtroppo oggi è andata così. Questo è anche un movimento abbastanza pesante, dalle 6 alle 8 ripetizioni, ed è il nostro movimento principale, chiave per le spalle in questo allenamento. Col passare delle sedute dobbiamo diventare più forti in quei 3 movimenti che vi ho mostrato. Passo poi ad allenare i tricipiti, perché oggi è la seduta push e quindi praticamente alleno tutte le spinte che coinvolge il petto, le spalle e anche i tricipiti, perché state spingendo in giù. Scelgo il tricep straight bar push down, personalmente mi piace di più della corda o della barra V, perché non so, sento maggiormente la contrazione e anche una ricerca scientifica dimostrava proprio questo. La cosa importante, troppa gente va in fuori con i gomiti, invece dovete avere i gomiti attaccato al corpo, essere belli dritti, petto in fuori,
Per quanto riguarda l'impugnatura, potete decidere voi se volete pollice sotto, pollice sopra oppure presa un po' più tipo pistol grip, quindi pollice un po' laterale. Vedete voi quello che vi riuscite a sentire meglio sul vostro muscolo, perché non c'è una forma corretta per tutti per sempre. Dovete riuscire a vedere questa forma, capire il movimento fondamentale, quindi i punti di contatto, ma poi dovete modificarla in modo che voi riuscite a sentire bene il movimento. Passo poi a fare i deltoidi laterali, che sono praticamente la parte laterale della spalla. In questo momento sto facendo questi lateral raise, ma invece di farli con i manubri, li faccio con questi dischi, così che tutta la forza è presa e va verticalmente in basso e sento una contrazione pazzesca. Quindi ve lo consiglio se non l'avete mai fatto. Qua carico medio. 8-10 ripetizioni, non vi sforzate troppo, ragazzi, non vi ammazzate. Non andate su e usate momentum, rimbalzo, provate veramente a controllare il movimento, potete piegarvi leggermente con le ginocchia, piegarvi leggermente col busto in avanti, potete avere le braccia dritte o un pochino piegato, dovete trovare la forma che vi piace a voi. Movimento lento e controllato, dovete controllare sia l'ascesa che la discesa, movimento con la fase concentrica o la fase eccentrica e alla fine, se volete, le ultime ripetizioni, fate queste half rep in cui praticamente rimanete e non scendete giù completamente attaccati al corpo, ma rimanete a 45 gradi. Passo poi al secondo esercizio per i tricipiti. Questi sono i dumbbell skull crusher. Qua faccio 4 serie un pochino più pesanti e questo va a colpire maggiormente il capo più lungo del tricipite. Quindi se volete un bel braccio sviluppato, fate questo esercizio. Potete anche farlo col bilanciere o col bilanciere EZ. Questo è un ottimo esercizio e direi a tutti di includerlo nella propria routine. Poi, oggi avevo poco tempo. Quello che si potrebbe fare in questo momento è aggiungere sia un movimento per i tricipiti che un movimento per il petto, proprio come finisher. Magari le push-ups, magari i chest flies, magari fate un altro movimento, che ne so, la macchina per i tricipiti. Ma io avevo poco tempo e volevo ancora colpire sia le spalle che il petto che i tricipiti. Ho pensato al dips. Ottima variazione che colpisce tutti e tre in modo funzionale. Questo è un altro movimento composto che potete progredire aggiungendoci un pochino di peso. Se venite un po' più in avanti col busto, allenate, mettete più sforzo sul petto, un pochino più dritti, più sforzo sul tricipite. Ottimo modo per salvare del tempo. Questo è il fisico un pochino pompato dopo il mio push workout e penso a tutti, prendete questo workout. Cambiate gli esercizi con quelli che preferite voi, mantenete due o tre esercizi fondamentali su cui progredite, quindi col passare del tempo vedete che state diventando più forti e poi includete un paio di esercizi un pochino di più di isolamento su cui volete veramente sentire la contrazione. Questa è la seduta push di forza, spero vi sia piaciuto questo video, mi raccomando lasciateci un bel like e ci vediamo nel prossimo.